Silvia Cariani. Vorrei parlarvi del viaggio che ho fatto in Cina e di questo carnet dei voyage che ho prodotto. Quest'anno ad agosto siamo stati invitati io e mio papà, che è Roberto Cariani, che lui è carnettista, acquarellista. Siamo stati invitati dall'associazione Fabriano in Acquerello a rappresentare il carnet, divulgare la pratica del carnet, l'arte del carnet al Mount Lu Watercolor Festival tenuto in Cina e organizzato dal presidente Yu Gong della scuola di design House of Art and Artists, che ha sede anche a Milano. A me piace fabbricare i carnet dalla A alla Z. Come potete vedere, non è un carnet industriale, ma è proprio fatto, l'ho fatto tutto con le mie mani, usando cartoncini, tessuti. Per esempio, la copertina l'ho creata utilizzando un foulard che ho comprato sempre in Cina. Quindi niente, questo è il titolo, ci dovrebbe essere scritto Viaggio in Cina, le date e il posto, Lushan, che è questo posto interno alla Cina. E il carnet comincia appunto parlando un po' del viaggio che abbiamo fatto un volo interminabile di 13 ore e oltre, e infatti qua si vede che abbiamo attraversato mezzo mondo, e poi abbiamo preso un volo interno da Canton fino a Nanchang, e poi qua ci siamo spostati attraverso un pullman e dei taxi per raggiungere la montagna e il paese di Lushan, appunto, dove ci sono dei siti archeologici, cioè archeologici, dei siti di culto, ecco, diciamo, della cultura antica cinese. All'interno della copertina ho incollato, ho fatto un po' di collage perché mi piace ricordarmi un po' anche di queste cose. Quindi qui c'è la foto del gruppo degli italiani col quale ho fatto il viaggio, i biglietti e il poster, insomma, la locandina dell'evento. Questo è un disegno che ho fatto all'interno dell'aereo e ho provato a scrivere quello che c'era scritto sulle copertine dei sedili. Non so che cosa ci sia scritto, però alcuni cinesi sono riusciti a leggere, per cui boh. E il resto l'ho fatto secondo suggerimento di Raffaele Ciccareni. Mi è piaciuta questa cosa qua di un carnet ripiegato su se stesso, perché praticamente vi faccio vedere, ogni pagina può essere aperta in questo modo, e questo mi è utile nel momento in cui ho bisogno di fare un'esposizione. Posso staccare la pagina e ricomporla in una specie, cioè in un foglio, ecco, che posso attaccare, adesso tutto piegato, posso attaccare alla parete. E questi sono i disegni che ho fatto sull'aereo quando ci hanno servito a colazione il baccalà, oppure il pollo al curry. Poi qui ci siamo fermati alcune ore per aspettare la coincidenza tra gli aerei, quindi mi sono persa un po' a disegnare in aeroporto, e qui finalmente, questo l'ho fatto il giorno dopo, siamo arrivati, e qua ho riportato un po' la prima vista del paese di Lushan. Questa è una foglia che ho raccolto durante il viaggio e mi sembrava una forma particolare, l'ho voluta conservare. E il giorno dopo ci hanno portato a vedere la grotta del Buddha, e siccome il Buddha è una statua tutta dorata, ho usato questi acquerelli iridescenti per riportare un po' l'atmosfera, e questa è una foto che ha fatto mio padre, che ho voluto stampare e riportare perché mi sembrava particolarmente riuscita. E il tempo era variabile. I primi 3 giorni siamo stati sotto la pioggia torrenziale, nel vero senso della parola. Abbiamo camminato con dei copripiedi in plastica impermeabili, un disastro, però ce l'abbiamo fatta. Che si intervallavano appunto questi momenti di nebbia, di apertura.
Questo è il presidente della scuola, Yu Gong, che ci ha accolto. Intanto ne ho approfittato per fargli il ritratto, insomma, mentre ci parlava e presentava il viaggio. Questo è il... sono quattro donne che ho... di cui ho fatto il ritratto in un ristorante mentre giocavano a macchia, questo gioco da tavolo, e queste sono delle pietanze, cose che preparano lungo le strade, cose al vapore, cotte al vapore, altre invece fritte. Questa pagina è una stampa perché l'originale è esposto in mostra in Cina. Andiamo avanti, un altro giorno di pioggia. Qua mi sono dovuta riparare dentro una cabina del bancomat per riuscire a disegnare. Ho proprio apparecchiato il bancomat, per fortuna non è venuto nessuno. E qui, come potete vedere, è proprio la strada sotto la pioggia. E qui ci sono, ho ritratto due ragazze che sono, ci hanno accompagnato e sono state con noi a disegnare in paese. E questa è una visione della... del meeting serale presso quell'auditorium, e poi il quartiere residenziale dell'epoca di Mao. Questo disegno l'ho fatto praticamente a memoria, ricordandomi, cioè ho cominciato, poi è venuta su una nebbia fittissima e ho dovuto proseguire con le impressioni, ecco, in memoria. E questa è un'altra foglia che mi era piaciuta. Questa decorazione mi è piaciuto fare, ecco, queste copertine per separare il discorso collage post viaggio, foto aggiunte dal documento vero e proprio che ho creato in Cina. E qui ho riportato queste decorazioni che erano nel tempio del Buddha. Questa è un'altra giornata di pioggia, come potete vedere. Anche se questo tempo un po' così difficoltoso aveva il suo fascino, ecco, quindi una volta capito come organizzare anche il materiale da portarsi dietro, come ripararsi, alla fine è stata una cosa che è abbastanza fattibile. Poi niente, dal paese, salendo un po' sulla montagna, abbiamo scoperto insomma in gruppo queste baracche. Erano una specie di baraccopoli che ho ritratto in bianco e nero direttamente, e mentre questa era una ragazzina, una bambina, in realtà una bambina che disegnava in centro insieme a noi, perché appunto là abbiamo visto scuole che portano i bambini veramente piccoli a disegnare dal vero, ed è stata una scoperta molto, molto bella. Questi invece sono vegetali e frutta che non conoscevo e che ho visto là. Alcune le ho provato, sono riuscita ad assaggiarle, altre no. Però insomma, quelle che ho assaggiato erano molto, molto buone. Queste sembravano, questi erano frutti tondi che dentro si sbucciavano, dentro c'era una parte bianca che assomigliavano un po' come consistenza agli occhi di drago. E questa qui era una specie di finocchio, tra finocchio e una bietola, che al vapore mi piaceva molto. Poi finalmente ci hanno fatto uscire dall'Ushan e ci hanno portato proprio col pullman a vedere le bellezze della zona, e ho ritratto. Io ero molto stanca questo giorno, per cui ho ritratto tutto a penna, e questa era la veduta dalla cima della montagna. E questo qui invece era la casa di Mao e Mao Zedong. E poi ero talmente devastata che quando ci hanno portato sul lago ho preso solo nota dell'andamento delle chiome, degli alberi, delle piante che erano in riva al lago, che era particolare perché alcuni alberi anche molto grandi erano fatti tipo con delle masse a cuscino, altre invece avevano le fronde piatte. Tutte queste forme contrastanti erano mixate insieme, insomma, raggiungendo un risultato molto particolare.
all'interno, vabbè, questo era il mio nome in cinese che ho trovato sulla mia sedia durante il meeting serale, e il giorno dopo ci hanno portato a fare una bella gita in barca, come potete vedere, e ci hanno portato a visitare un altro lago dove c'è questa statua. Dov'è? Questa statua che rappresenta, mi hanno detto, un po' la divinità della fertilità, dell'amore. Sulla barca ho preso solo appunti direttamente ad acquerello, senza fare matite, anche perché comunque il paesaggio cambiava continuamente a causa appunto del movimento della barca. E qui appunto si vede che ho preso appunti sulla statua e sui colori della terra, perché c'era questa terra argillosa molto, molto rossa. E il carnet finisce con sempre queste altre vedute di queste imbarcazioni, questa più industriale che faceva degli scavi sul fondo del lago, mentre queste qui erano imbarcazioni più piccole. Mi piaceva perché c'erano anche queste casette galleggianti, e questa è una foglia di bambù prese presso i laboratori della scuola. E presso i laboratori della scuola ci hanno fatto fare queste prove di pittura su ceramica, che però purtroppo non abbiamo visto il risultato della cottura. E poi niente, questa è l'ultima copertina che racchiude i biglietti, un po' di biglietti del ritorno. Qua vi faccio vedere i biglietti del ritorno, e poi alcune foto insomma di quello che è stato il meeting con tutti gli studenti della scuola e con gli artisti. Tutto si chiude con il mio beige, con il mio nome, e così. Spero che vi sia piaciuto. Ciao!